Che producono il mio miele sono delle api molto particolari. È un'ape che è stata endemica in Sicilia probabilmente anche per decine di migliaia d'anni. Poi negli anni 60 è praticamente scomparsa. Come si chiama? Si chiama Sicula Maior. Quest'ape, grazie al professore Genduso, che è un docente di entomologia agraria di Palermo, io allora studente nell'87-88 ho avuto la fortuna di trovare dei ceppi presso Carini, all'analisi elettroforetica risultarono puri e subito vennero isolati da noi sull'isola di Ustica, dove c'eravamo accertati che non c'era fauna pistica. Quest'ape è molto richiesta, richiesta dai serricoltori e richiesta dagli apicoltori, perché finora non è mai stata soggetta a morie e c'è un problema mondiale, e anche gli istituti universitari esteri si stanno interessando a provarla, perché tutta una serie di malattie che diciamo provocano le morie di altre razze d'api, quale ligustica, carnica, caucasica, ma anche buckfast, eccetera, quest'ape almeno finora non ha dato segni di squilibrio, di scompenso, nonostante in effetti l'ambiente è abbastanza scompensato dal punto di vista climatico. Il nostro mercato principale è la Sicilia e il nord Italia, però le abbiamo vendute anche in Grecia, in Germania, in Danimarca, e soprattutto si sta iniziando un buon rapporto con la Francia. Quanti tipi di miele producete? Grosso modo una quindicina, anche se alcuni anni qualche tipo di miele non si riesce a fare, le produzioni sono aleatorie, del tipo per esempio del miele di Ferla sono 4 anni che non riusciamo a farlo, il limone a volte dobbiamo venderlo come agrumi perché non viene bianco come dovrebbe. Miele per eccellenza particolare è il miele di mandarino che facciamo nella zona di Ciaculli, che esprime un po' l'intensità di questo frutto che un po' tutti qui in Sicilia conoscono. Il miele particolarissimo è anche il nespolo, che viene smielato in pieno inverno, quindi viene prodotto da mese di novembre, dicembre e smielato in gennaio, quindi è l'unica realtà in Europa con la nostra ape nera, appunto, si riesce a fare questa produzione in pieno inverno perché l'ape è reattiva alle fioriture. E poi altri mieli particolari sono il timo che lo facciamo sui Monti Blei, insomma la zagara d'arancio, la sulla. Ogni territorio esprime un sapore. Per esempio il miele che facciamo d'arancio, che facciamo a Ribera, è diverso dal miele d'arancio che si fa a Vittoria, perché a Ribera c'è un arancio che è il brasiliano e c'è un tipo di terreno argilloso. A Vittoria si produce dall'arancio che è tarocco e il terreno è sabbioso. Questo cambia completamente il gusto, il colore, un po' tutto. Che proprietà ha il miele? Per me è l'energetico per eccellenza. Ha degli enzimi, dei minerali, delle sostanze che è un alimento vivo. La cosa importante da dire è che è un alimento totalmente vivo. Gli zuccheri sono zuccheri naturali, quindi che si trovano nella frutta. Ed è uno dei pochi prodotti assolutamente puro perché essendo raccolto sui fiori, quindi la pianta non viene trattata in fiore, e se dovesse capitare che inavvertitamente un agricoltore incosciente fa un trattamento nelle piante fiorite, l'ape intossicata non torna a casa, perché per salvaguardare la famiglia praticamente preferisce andare a morire al largo, perché altrimenti avvelenerebbe le larve. Per cui dico, in questo senso il prodotto miele ancora oggi, nonostante l'ambiente sia abbastanza contaminato, è uno dei prodotti agricoli veramente totalmente esente da. Oltretutto è prevista l'assenza totale di residui, di qualunque residuo di prodotto chimico, altrimenti il miele è ritenuto illegale, e le analisi adesso per fortuna sono continue.